Insomma, che titolo, non c'è più il titolo, per cortesia ditemelo il titolo, dopo glielo faremo poi sapere. Suggerisco al nostro regista e ai nostri autori, facciamo la compilation di Mattina in Famiglia e la rivendiamo. Esibizioni spettacolari come quella di Lady Gaga, ospiti come Susan Boyle, Tokyo Hotel, Robbie Williams, per quella che Antonella Clerici ha definito una grande festa. Ingrid. Sì, buongiorno a tutti, sarà proprio... Non esiste più il, almeno, cioè, il tempo stabile, cioè quando succedono cose un pochettino stabili. Sanremo in salita, perché a me farebbe piacere avere, che ne so... per esempio... Però tutto nasce dal Il Grande Fratello, George Leonard, famosissimo. Il figlio, e Carmela Gualtieri, la figlia di Gualtieri, e andiamo a vedere perché questo ragazzo, che ha già una fidanzata... per comprare una casetta a Porto Recanati. La casetta c'era. E quindi, anche molte agenzie immobiliari. Esatto, a Cineto Romano si è sparsa la voce che arriva. Improfumati. La non vediamo. Sì. Pure, allora, intanto c'è la famosa presa presidenziale di Gianfranco Fini. Che invece poi cosa diranno gli altri giornali? Carlo Conti, noi non facciamo pettegolezzi, noi leggiamo quello che... compagnia di una guida locale. Allora, il nudo di Ivana Trump. No, basta, l'abbiamo visto la settimana scorsa. Claudia Vinciguerra, è il momento di passare la parola al colonnello Laurenzi. Previsioni del tempo, meteo che tempo... Allora, un dato certamente interessante è che dei quasi 6 milioni e mezzo di single, il 62% è donna. Maria Rita Parsi in collegamento con la sede Rai. Impegni anche sul lavoro con la vita del partner e familiare. Cioè c'è stato Paola Vittori, collabora con un po' la mappa dei single d'Italia e soprattutto come farne oggi il nuovo identikit. Ma gemella, ma anche da persone che hanno avuto una sconfitta e quindi... vanno in pensione, si trovano da soli, quando alla sera si trovano in casa col gatto o col canarino da soli, poi il single non è più, hanno comprato la casa e l'hanno lasciata ai figli. La famiglia è una possibilità anche da questo punto di vista. Oggi... comunque sono in grado di camminare con le mie gambe dal punto di vista economico. Scusate, ma monetizzare diciamo il valore del lavoro in casa. Sì, chiudo con una notizia di questi giorni. Il cigno femmina Saruni e il maschio Sarindi, che da 2 anni... Siamo tutti, anche la professoressa Parsi, che è stata in collegamento con noi da Milano, ma ci spostiamo a Roccasecca, provincia di Frosinone, dove c'è ancora Roberta Gangeri. Non mollano. Sì, Roberta. E la domanda che sorge spontanea è: dove saranno le sisters? Non le sisters Lage, le spizzato. Mancheremo 11.30, mezzogiorno in famiglia, e questo allora, è il momento. Io non vorrei dare la linea al TG2 perché il direttore, persona simpaticissima, l'altra settimana mi ha sfottuto in quanto lui parte nopeo, parte milanista. Io invece laziale, ha come dire indugiato sulle nostre disgrazie sportive, ma anche a lui non è andata bene. Però siccome noi siamo buoni, siamo stati alla messa insieme, caro Orfeo, linea al TG2, bravi. Dove fra l'altro c'è un nuovo volto che accogliamo con molto piacere. Qualora lo vogliate, dopo saremo ancora qui. Grazie per essere stati in famiglia. Bonolis, qualora... testualmente che il limite di reddito per ciascuna persona è di euro 10.000 l'anno. E dunque quando non si superi questo tetto si può inabilitare. Quando diciamo la signora che ci ha scritto, Elena, oppure per chiunque faccia uso intimo sessuale, chiamiamolo con i termini giusti, non è sufficiente, perché per la ricostituzione del coniugio occorre comunque un metodo per farlo. Qualcuno di voi che dorme nel quindi tutti da soli dormite che... voi? State onesti sulla questione del lettone. Si occupano di educazione, però una premessa. Le domande poi verrete contattati. In famiglia, via Dolata 66, Roma. Vediamo, Roma in famiglia, restate su Rai 2, grazie, vi conviene. Stati... Insomma, il bello come sempre in questi casi è scoprirlo. No, nel senso di scoprire qual è la biancheria intima che più si adatta al genere di vita che facciamo. Allora sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti, Rosanna Cancellieri. Allora, siccome è un gioco che biancheria usi e ti dirò chi sei, non io ma Tiberio, qual è l'intimo che preferisci? Ma in realtà... TG2 con un nuovo spazio, i nostri figli, come e perché. Li avete voluti e adesso li educate. Vi aspettiamo.